cambiato posizione perché di là è arrivata tipo più umidità ancora, se possibile, quindi mi sono trasferita in sala sotto la bocca del condizionatore, sperando di sopravvivere. Il tag di oggi, quindi per voi di oggi, per me di ora, è quello che ho visto sul canale di MsAnnaSavanna. Questo video sarà un video di risposta al suo e riguarda gli smalti, che vi devo dire la verità è una delle ultime fisse, nel senso che sono passata da dunque prima compravo solo abbigliamento e accessori, poi ho avuto il periodo make up in cui ho fatto quella scorta infinita che sto ancora cercando di smaltire, poi sono tornata agli accessori e poi sono passata un po' ai prodotti di cosmesi tipo creme, bagnoschiume eccetera, e smalti, cioè smalti. Quindi quando ho visto il tag ho detto no, lo voglio fare anch'io. Mi sono segnata le domande, cioè in realtà ho il video qua e le sbircio. La prima, in realtà io sono un pollo, perché la prima è quanti smalti hai. Io avrei già dovuto contarvi prima di iniziare a farlo, ma non l'ho ancora fatto. Vi risparmierò la conta, vi faccio vedere come... Ahia, vi faccio vedere dove li tengo. Li tengo qua dentro, questo è uno dei cassetti del mio... dei cassettini della mia tolettina, lì come si chiama? Il vanity la chiamano adesso, comunque vabbè, che era di mia nonna e mia nonna sicuramente non lo chiamava vanity, il mobiletto. E chiaramente non so se avete visto, sono... aiuto! Sono tutti qui. Originariamente erano in questa cassettina che aveva trovato posto all'interno... Aspettate che faccio un danno gravissimo in questo momento. Aiuto! Facciamo le cose con ordine, senza... non vi arrabbiate. Originariamente erano in questa cassettina che come avete potuto intuire dai rumori non è più sufficiente, quindi l'ho inserita nel cassetto e poi stratifico. Li conto e vi faccio sapere la risposta alla prima domanda. Ah, ho contato! Allora, non contando top coat base, olietto per unghie e le goccine asciugasmalto, perché quelli sono abbastanza leggeri al mio dovere, ne ho uno per tipo e non ne compro un altro finché non l'ho finito, ne ho 51. Ok, forse ho un problema anche con gli smalti. Dunque, ne ho 51, alcuni molto vecchi, altri molto nuovi. Sì, 51. Però se volete vi posso dire le tre marche di cui ne ho di più, perché c'è una, che non penso sia una domanda del tag, ma sarebbe stato interessante vederla. C'è quale marca di smalto preferisci, che probabilmente equivale più o meno a quello. Allora ve lo dico dopo, dai, in quale marca preferisci vi dirò qualche numero per darvi un'idea. 51 comunque, sì sì, 51. Adesso io non vorrei dire, non si dice mai l'età di una signora, ma non ho più 18 anni, non ho la più pallida idea di quale sia stato il primo smalto che ho comprato. Sicuramente mi è stato regalato, potrebbe essermi stato regalato da mia nonna, che aveva una vera e propria passione per gli smalti e ci metteva lo smalto quando eravamo piccole, a me e a mia cugina a dita alterne, ci faceva fare i giochi con le dita colorandoci le unghie di smalto. Poteva essere in qualche rivista di quelle tipo Cioè, Top Girl, quelle cose lì, oppure può essere che, anzi sicuramente usavo quelli di mia mamma, e mia mamma usa sempre colori tipo pesca, non so, color carne, rosini, tanti rosa, mia mamma magari qualche rosa metallico, però ecco, quelle tonalità neutre, diciamo che... Questa cosa qui mia mamma non l'avrebbe mai comprata, ci ho pensato poi io. Allora, sono due perché li ho comprati insieme, quindi. E sono due OPI perché li ho trovati in offerta da Sephora a 6 €. Cioè, finalmente sono riuscita a pagarli quanto li pagavo negli Stati Uniti e mi sono tolta lo sfizio, perché... Posso dire che dei vari OPI che ho, che è una delle marche che preferisco, ne ho parecchi, ne ho un po', non ne ho mai comprato uno in Italia, tranne questi qua trovati in offerta, quindi mi sono tolta lo sfizio di comprarli anche in Italia. E sono questa meraviglia qui, che si chiama Butterfly Moment, che è anche quello che ho sulle unghie, ma non fa testo perché poverino ieri al lago ero più in acqua che fuori e si è opacizzato e si è un po' distrutto, poverino, ed è bellissimo. E poi ho preso questo che invece è un pochino più invernale, che è un color melanzana, molto bello secondo me, e si chiama Eye Break for Manicures, molto bello. Quindi questi due sono gli ultimi due. Tra l'altro, se vi sbrigate, da Sephora, almeno qui a Verona da Sephora erano 6 euro finalmente. Un prezzo che sembra quasi economico e sicuramente non lo è. Ed eccoci alla domanda sulle marche di smalti. Io amo moltissimo OPI, moltissimo. E di OPI ne ho 2, 3, 4, 5, 6, 7, che non sono tantissimi, ma considerando il prezzo e la reperibilità, visto il discorso che vi facevo prima, non è neanche male. Altra marca che amo moltissimo, sia per la texture degli smalti, per la gamma dei colori e per il prezzo, che è veramente ottimo, è Minai, di cui vi ho parlato spesso, questo è un esempio. Hanno il pennellino largo, sono belli densi, coprenti già alla prima passata, e hanno una gamma di colori vastissima. Minai penso sia quella di cui ho più smalti in assoluto, perché ne ho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 su 51, quindi direi che c'è abbastanza una prevalenza, considerando che la seconda è OPI con 7, quindi sicuramente Minai e OPI. Io guardo giù perché li ho messi lì, Allora, a me piace moltissimo questo, che è il China Glaze Mrs. Claus 883, che è proprio natalizio, cioè praticamente sono glitter rossi all'ennesima potenza, sono bellissime, è veramente bellissimo, anche da usare come top coat sopra uno smalto rosso, magari della stessa tonalità, sono meravigliosi. L'unico problema è che per toglierli dovrei strapparmi le unghie, infatti non lo uso tantissimo. Altro rosso che mi piace molto è questo di OPI, della linea Nicole by OPI Kardashian Color, sì, ho gli smalti delle Kardashian, e questo qui vi dicevo si chiama Court is Ready for a Paddy, ed è bellissimo, bellissimo, ed è questo tono di rosso un po' Crudelia de Mon, c'ha una punta di arancione, ma è proprio molto molto bello. Tra l'altro alla prima passata risulta piuttosto chiaro, con la seconda diventa proprio quelle unghione rosse belle, molto molto bello questo. Allora, il blu è uno dei miei colori preferiti in assoluto e ho parecchi blu. Ho una netta prevalenza, cioè preferenza, non prevalenza, per questo tipo di blu, che è il blu elettrico, che è in assoluto il mio preferito. Mi piace moltissimo questo di Laila, di cui non so il numero, no, 208 è il numero, è bellissimo, me l'ha regalato Fede, ed è proprio blu elettrico all'ennesima potenza, e questo è molto bello, mi piace, dura anche abbastanza. Se no, in un tono di blu totalmente diverso, che quindi esula dal mio blu, direi questo, che è un altro acquisto OPI abbastanza recente, che è un blu metallizzato molto bello, rimane bello, ce l'ho sui piedi, me lo sto guardando per quello, rimane bello scuro, molto metallico, molto bello, molto fine, elegante, e si chiama Unforgettably Blue, bellissimo anche questo, molto bello. Basta, direi, quindi un metallizzato e invece un opaco, no, opaco è effetto gel, in effetti è un lucido, però è un tinta non metallizzata. Nude, questo può contare come nude secondo voi? No, perché non è nude, vero? Perché è rosino. Però penso che sia la cosa che più si avvicina a un nude. No, perché poi ci sono questi tipo due qui che sono abbastanza vecchiotti, che sono un Maybelline e un Deborah, di cui non si vede neanche più la scritta, che però sono sempre leggermente metallizzati, non sono opachi. Se no c'è questo rosa di Minai che è il Alive 160, ma è sempre comunque un tono di rosa leggermente metallizzato, non è proprio opaco opaco. Sì, direi qui. Dai, considera, fatemelo passare, questi due qui, che comunque sono più o meno abbastanza simili, uno leggermente più scuro e l'altro leggermente più chiaro. Quindi A Butterfly Moment e Alive. Ce ne sono due. Uno è questo, che è di Avon Color Trend ed è bellissimo, è Vixen il colore, e voi dite se è bellissimo perché lo odi, perché non mi dura nulla, cioè io lo amo perché ha un colore bellissimo, sull'unghia è stupendo, dà l'effetto gel, è super coprente già con una passata, ha un colore meraviglioso, il problema è che a me dura mezza giornata e quindi mi fa arrabbiare tantissimo e quindi un po' lo odio. E l'altro che odio, dov'è? Sono gli NV, questi qua, per la stessa ragione, ossia sono stupenderrimi, hanno dei colori, c'è qua, che robetta, ma anche questi metallici con delle sfumature meravigliose, ma poi addosso non mi durano e quindi mi fanno molto molto arrabbiare, sicuramente loro. Ma posso con grande gioia annunciarvi che in genere gli smalti li prendo quando sono in offerta, o per esempio da Minai c'è sempre l'offerta che ne compri 3, il quarto è omaggio, mi sembra. Sì, ne prendi 3, il quarto è omaggio. OPI ve l'ho detto, negli Stati Uniti o qui quando c'è l'offerta, un po' li ho presi alle fiere, insomma non è che ho preso... Riesco a non spendere grandi soldi. Sicuramente gli OPI sono quelli più cari della collezione, perché il valore che hanno in Italia li rende i più cari. Però lo smalto per cui ho pagato di più di OPI è questo qua, che ho preso da Sephora la settimana scorsa ed era in offerta, non ancora a 6 euro, era a 8 euro e io mi sono fatta tirare perché sono un po' un pollo, no, perché non sapevo che li avrebbero ribassati ancora, e l'ho preso a 8 euro, gli altri li ho presi negli Stati Uniti, quindi 7 dollari, 8 dollari, quindi 5, 6, 7 euro, gli altri a 6 euro qui in Italia, quindi diciamo che questi sono quelli per cui ho speso di più, perché sì. Sì, sì, basta. Gli altri sempre in offerta, spendo poco, sono brava, sono una risparmiatrice sugli smalti. Il finish che preferisco è senza dubbio quello vernice, quello lucido, l'effetto gel, sicuramente. Non amo molto i matte, i glitter sì li uso, ma insomma non in maniera esagerata, quindi direi vernice, effetto lucido. Io sono la peggior tester possibile di smalti, a me più di 2 giorni non durano, perché per una storia o per l'altra si sbeccano, e perché lavoro e allora magari c'è da installare qualcosa, c'è l'evento, apro il cartone e via, o perché ho sempre le mani in acqua, o perché vado al lago e l'acqua del lago me lo corrode, insomma di media a me anche col top coat durano massimo 2 giorni. Per durata e per resa sicuramente Minai e OPI, che sono poi le due marche che preferisco, quindi diciamo che si riprende, anche se vi devo dire che anche questo di Laila mi dura parecchio e mi piace molto sull'unghia. Allora, la miglior base, io non ho una grandissima esperienza di basi, non ne uso più di una in contemporanea come vi dicevo all'inizio, quindi posso dirvi che la base che sto usando adesso, che è questa di Avon, la Base Coat, base fortificante della Nail Experts, mi piace abbastanza, è bella fluida, si asciuga abbastanza in fretta, mi sembra che regga abbastanza lo smalto. Ultimamente mi vengono le palline, l'effetto sugar, anche senza l'effetto sugar, ma penso sia l'abbinata col top coat, che invece non mi sta piacendo moltissimo, quello che sto usando adesso. Il top coat migliore, quello che sto usando adesso, non mi dà grandi soddisfazioni. Sono andata a ripescare dalla scatola dei prodotti finiti il top sealer Better Than Gel Nails Top Sealer di Essence, che a me piace moltissimo, costa poco, l'effetto è super, dà proprio l'effetto gel, è molto denso, fa un bello strato sopra l'unghia, lascia l'unghia molto lucida, tira fuori tutto il lucido e la vernice dagli smalti, mi piace moltissimo. e dura, me la fa durare 2 o 3 giorni, come più o meno tutti sulle mie unghie, però mi piace moltissimo e sicuramente questo mi piace di più di quello che sto usando ora, e quindi al momento è questo il top coat che preferisco. Questo era tutto, spero che vi sia piaciuto, aspetto le vostre risposte, i vostri commenti, i video di risposta, le risposte sui blog, quello che volete. Io vi mando un bacio enorme e ci sentiamo prestissimo, ciao!